Au. Bello fresco, bello grezzo. Belanza. Il vino ferro. E il vino fermo. Il filo ferro. E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo qua. La nonna è scappata, ma l'abbiamo recuperata. Oggi dove andiamo, nonna? Adesso vado a casa a dormire. No, oggi andiamo a provare. Mi fa male la gamba. Oggi fermati. Oggi andremo a provare una cucina friulana in un'osteria famosa di Udine. Dopo più di un anno torna un video con la nonna, vediamo come va a finire. Non perdiamoci in chiacchiere, ci vediamo direttamente nel locale. Siamo arrivati, abbiamo già scelto. Tu cosa hai preso, nonna? Melanzane, così? Alla parmigiana. Ah, ok, melanzane. Alla parmigiana. Parmigiana di melanzane. Piatto particolare perché era un piatto estate con ricotta, erbe, prosciutto crudo, olive. Santa pazienza. È un po' di tutto. Vediamo che piatto è il tuo. Sì. Mi attira. Dopo mangio anche quello. Poi abbiamo preso un piatto di patate al forno e il cameraman ha preso prosciutto crudo e melone. E io ho preso anche la Coca Zero, ovviamente. Tu cosa hai preso? Aghe. Con il bottiglione di acqua per la nonna. Ragazzi, è arrivato, guardate che buono, ci sono anche pomodorini, olive. E anche la nonna è arrivata la parmigiana di melanzane. Nonna, sei pronta? Me la pappo. Au. Abbiamo anche il pane qua, il paninetti. Usa ben la France. Sì. Perché è il crudo. Assaggio un prosciuttino con un po' di olivine. Anche un pomodorino. Usa roba buona, France. Io non sono capace di farlo. Io sono che mangio. Che l'altro. Bello tutto amalgamato e fresco, estivo. Guarda la melanzana. Melanzana. Buono. Super. Bello fresco, bello grezzo. Bello, i tedeschi dicono, bello interessante. I tedeschi dicono super. Molto buono. Ragazzi, provo anch'io la melanzane di melanzana. Parmigiana di melanzane, scusate. Assaggiamo. Buonissima. Molto buono. Ci sono arrivate anche le patate e al cameraman anche il prosciutto col melone. Ragazzi, in un calice di cristallo mettiamo anche patata, la Coca Zero. Pataccia. Se adesso proviamo anche le patacce. Buona come sempre. Cosa sarebbe zero? Zero zuccheri, nonna. Nonna, assaggiamo la pataccia. Buone. Manda in latte. Rustiche. Ragazzi, commentate secondo voi se è normale che Danny non c'è mai ultimamente nei video che facciamo. Cioè, gli abbiamo chiesto, vieni, no, deve studiare, ma cosa devi studiare a fare? Tra l'altro questo video uscirà dopo che avremo fatto gli esami, quindi cioè uscirà nel momento in cui saprò già che voto avrò preso. Voto complessivo di 8,5, molto buono, mi è piaciuto. Tu nonna, che voto dai alla melanzana lì? 10. Al mio piatto che voto dai? 10. Tutto 10. E le patate? Patate sono patate. 7. Mentre al piatto della nonna, cioè le melanzane, do un bel 7,5, anche 8, molto buono. Bello fresco sto piatto, veramente buono. E adesso andiamo al dolce che sceglieremo tra poco. Ragazzi, questi sono i dolci. Io prendo crema della mamma con frutta di stagione, mentre la nonna prende semifreddo al torroncino affogato nel caffè. Perfetto. Mentre il cameraman prende una bomba al cioccolato. Cameraman, come ti è sembrato il prosciutto e melone? Voto? È un po' più carino, però mi è saziato. 8 meno, va bene, dai. Adesso aspettiamo i dolci. Sono curioso, ragazzi, per la bomba del cameraman. Insalata grezza c'è. Greca. Ah, avevo capito, insalata grezza. Vino fermo. Il vino ferro. È il vino fermo. Il filo ferro. Nonna, sono arrivati. Stai. Per te. Sì, grazie. Ragazzi, facciamo vedere bene. Questo è il mio, crema della mamma con le fragoline lì. Questo è il tuo, nonna, guarda che buono. Nonna, hai scelto proprio bene. Col caffè, col caffè. Veramente buono. Col caffè. E questa è la bomba del cameraman. Bene ragazzi, assaggiamo questo dolcetto. Questo è speciale, ci voleva. Wow. Veramente buono. Assaggiamo un lampione. Veramente buono. Buonissimo. Guarda, mi si era baltato. Oh. Ehi, che voto dai al tuo? 10. Tutto 10 la nonna. E io do un bel 8. Bello fresco anche questo qua, molto buono. Nonna, dobbiamo fare le considerazioni finali e far vedere al pubblico il prezzo. Il prezzo? Sì, il prezzo. Voto finale per me è un 8, per te? Voto finale? 9. 9, perfetto. È stato veramente buono, anche il dolcetto, tutto perfetto. Si stava bene anche perché eravamo all'ombra, c'era un venticello, un'arietta che ci ha
rinfrescato. Nonna, diciamo quanto abbiamo speso? 60 euro. 60 euro, che non è male perché in tre, coperto, il dolce, nell'insieme secondo me non è male. Poi siamo in una buona location, una delle migliori qua a Udine, e anche come cibo tradizionale friulano, diciamo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e condividete a tutti il video e lasciate un commentino, mi raccomando, con quello che vi ho chiesto nel corso del video, ma anche con quello che volete voi. Scrivete un commento che ci aiutate a far girare il video e non c'è nient'altro da dire. Ci vediamo in un prossimo video, vero nonna? Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Sì, 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 sì. Ciao. Ciao.